E Saluti a tutti. Luca ospita un piccolo grande museo di raro fascino dove diciamo così bellezza ed economia camminano insieme. Benvenuto tra di noi, Maurizio. Benvenuto. Grazie, caro Sergio. È sempre un piacere accettare i tuoi inviti. Ormai ti considero un amico e anche un punto fermo nella mia vita. È un bel po' di tempo che ci conosciamo, che ci confrontiamo, che parliamo, che sogniamo anche insieme. Che sogniamo anche insieme. Ecco, e, e, oggi sogneremo di un museo che, che, che è partito alcuni anni fa e che sta dando delle grandi soddisfazioni, non tanto sol, soltanto alla città di Lucca, ma molto oltre. Tra l'altro in questo periodo c'è una straordinaria mostra su Fortunato De Pero che invito tutti quelli che passano da Luca di andare a vedere. Ecco, si diceva prima di bellezza ed economia, eh, tu stai sempre girando il mondo, non so come, fai a, come riesci a dirigere una struttura così in evoluzione come il Luca Museum, eh, in, però in questi giri del mondo hai imparato una cosa importante che poi diffondi a tua volta nel mondo, cioè il rapporto tra economia e bellezza. Intanto grazie a queste esperienze internazionali eh, sono cresciuto e voglio crescere ancora i confronti con altre culture, con, altre, con altri modi di pensare, con altri concetti. È veramente interessante capire che eh, anche in quelli che potevano essere definiti paesi del quarto mondo fino a 15 anni fa, adesso c'è una, una ripresa economica. Culturale e sociale incredibile. Quindi è una grande fortuna di, quella di ehm, fare esperienze e rientrare poi nel cuore di una bellezza senza tempo come la città di Lucca. Non dimentichiamo che tutte le persone che eh, lavorano o si possono in qualche modo eh, nutrire della bellezza senza età, senza storia, quindi, perché è una bellezza diciamo, quasi al di fuori del tempo, eh, possono. Eh, ricevere di, di, energie positive che fanno muovere eh, l'emisfero destro della creatività. Ecco, senti un po', ma eh, dove sei stato ultimamente? Non mi raccontare tutti i no. tuoi viaggi, ma un, tre paesi. Cosa... Ecco. Eh, sto frequentando in modo particolare tre paesi. Eh, non so se mi hanno scelto o io ho scelto i paesi, ma sto bene in questi paesi, sto lavorando molto, che sono Argentina, Brasile e Corea del Sud, in particolare San Paolo, Buenos Aires e Seoul. Sono luoghi dove ho delle mansioni o degli incarichi o a Buenos Aires ancora la cattedra da ordinario di museologia e marketing museale e dei contratti delle, delle, delle proposte diciamo universitarie nelle altre due città e delle collaborazioni eh, con i sistemi museali. Quindi veramente dico anche da insegnante e anche da eh, assistente o supervisor di un sistema museale impari sempre tanto nel confronto con altre culture e altri, altri modi di pensare. Ecco il museo è proprio, si è evoluto fortemente negli ultimi anni. Sì. Qua in Italia forse ad una velocità molto più ridotta, mi sembra di capire, eh, però qui a Lucca invece molto, a grande velocità, grazie a te, io ricordo quando, quando il museo ospitò un grande chef e, e le, la sera fino a mezzanotte era strapieno di persone, Ma anche fino alle due, anche questa era una cosa, sì. un'invenzione tra virgolette eh, portata a Lucca, probabilmente anche da, da fuori insomma, eh, non si inventa niente di fatto, ma si, si replica eh, in modo inedito e originale, si riapplica, si personalizza e, e come sempre dico oggi, se un museo non è frequentato, non è amato, non fa divertire, si è ruoto, e non contribuisce serve a niente. alla socializzazione, non serve a niente. È e vero. quindi ora voglio essere cattivo. Potrebbe anche essere chiuso: no, momento, <ride> un momento, è momento... È la nuova forma, diciamo, metropolitana di aggregazione delle sì, persone: assolutamente sì. Una eh. <coughs> Una sì. innocente in qualche modo libera. gradevole, libera. Sì. Sì. Dove io posso mangiare, bere o riscossi, però guardarmi un grande autore. Sì, ma stacchi la spina eh, eh. da un quotidiano che comunque è un po' caotico, un po' confusionario, eh, a volte è, è opprimente, a volte è stressante. Quindi passi la soglia, entri in un luogo dove devi stare bene. Eh. Ecco, l'evoluzione di questo tuo museo, in più in generale dei musei forse fuori che, più, fuori che dentro in Italia, ma noi abbiamo. Un po' in modo provocatorio, ha intitolato questa nostra conversazione Museo 4.0. Ma noi sappiamo perché, ma i nostri telespettatori forse non lo sanno e tu devi darci una mano per capire perché. Anche questa non è una novità, ovviamente. Eh, allora, parto dal fatto che a Tokyo, in questo momento, c'è un museo primo al mondo assoluto che ha trasformato la tecnologia, la digitalizzazione, in un eh, propulsore di intrattenimento e coinvolgimento emotivo alla massima potenza. Cos'è 4.0? È la quarta rivoluzione industriale, l'avvento della tecnologia dell'innovazione nell'industria, nell'impresa, ma perché no nei musei, ovvero una tecnologia intelligente, funzionale agli obiettivi del museo. Quindi capisci che se la tecnologia migliora l'interazione, migliora l'informazione, migliora il coinvolgimento emotivo, caratterizza l'esperienza, e non, posso, non possiamo non prenderla in considerazione. Quindi oggi la tecnologia, ormai negli ultimi cinque anni, ha iniziato a prendere parte nei progetti museali come eh, propulsore eh, delle anime, delle persone che non si accontentano più, probabilmente, di leggere mh, infiniti tabloi esplicativi, eh, di cercare no, eh, risposte, un movimento. Sì, eh. vuole essere eh. Eh, protagonista mm. eh, di un percorso percettivo che deve essere sempre più personalizzato. Ecco. Quindi tecnologia anzitutto, economia, bellezza, sì. Beh, è un trittico formidabile, in fondo mi sembra che sia anche un trittico, un trittico rinascimentale in alla qualche modo. Sì, alla fine sì, assolutamente, eh? di Beh? nuovo non inventiamo niente, eh? il concetto di bottega rinascimentale è sempre presente, quindi non dimentichiamoci che comunque noi italiani soprattutto, europei in generale, ma noi italiani nasciamo artigiani, siamo, eh, potremmo essere definiti artigiani della materia, ma perché no, artigiani della tecnologia anche e quindi la bellezza perché va di pari passo all'economia? Non tanto per motivi economici diretti, di reddito, di rendita, ma quanto eh, l'economia ben spesa può migliorare il senso percettivo e capitalizzare il valore della bellezza e la bellezza può diventare a sua volta propulsore di valore economico. Ecco la, la nostra battaglia: è, è importante. È una grande battaglia, sì. è una battaglia in cui in Italia si dura ancora molto fatica sì. a capirne. A concettualizzazione proprio, perché è evidente che il sistema pubblico deve finanziare le strutture della bellezza in qualche modo, certo. perché insomma, un museo come quello degli uffizi costa dei capitali enormi, però sta sentendo centra questo concetto di, di recupero anche finanziario, economico, che possa capire, coprire in qualche modo un po' di spese del museo, eh, del... dunque il museo chiaramente non potrà. Non potrebbe e non potrà mai eh, arrivare inutile perché ovviamente ha eh, degli obiettivi molto importanti, eh sociali beh, certo. e culturali. Però eh, deve e dovrà necessariamente diventare una parte complementare anche eh, del ricavo per coprire quei costi che ormai, mh, nella maggior parte dei casi, la pubblica amministrazione non è più in grado di ottemperare e di coprire. Ma la pubblica amministrazione, perdonami. Eh, Maurizio, se ti interrompo, non ha ancora, a mio avviso, questa visione del museo, non ce l'ha ancora. E quindi, è un problema, però. È, sì, è, un problema, è un problema, però, per fare quello che dici tu, bisogna che assumano una visioni che ancora non c'è. Io, francamente, a Luca io non l'ho ancora visto. No, ma io parlo, ora parliamo di Italia in questo momento, sì, sì, però se poi se andiamo in particolare. Sì, sì, eh, andiamo in particolare. La cosa per... più, più interessante sarebbe questa unione ideale tra pubblico e privato. Il pubblico mette in gioco una struttura, un palazzo, conoscenze, network e una parte eh, di contributo finanziario, eh, un privato esperto eh, di, di esperienza chiara eh, insieme a un, a un gruppo di lavoro adempie, a un progetto misurabile controllabile, e controllabile e contribuendo anche al finanziamento. finanziamento. Bene, adesso po'... noi vediamo una cosa. Prima di andare in pubblicità perché vedi... C'è anche la pausa della nostra conversazione, vediamo un attimo se la regia ci dà una mano un piccolo video che è stato realizzato eh, sul museo, sul Luca Museum, per avere un po' un'idea un, un del museo in sé e poi dell'ultima grande mostra che hai eh, iniziato qualche settimana fa su Fortunato De Pero, il 9 futuro. maggio dove abbiamo compiuto 10 anni bravo, esattamente la regia ci può aiutare? Io spero Ecco fatto, noi adesso dobbiamo interromperci, siamo in studio con Maurizio Vanni, direttore del Luca Museum, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, a dopo. Siamo di nuovo in studio con Maurizio Vanni, direttore del Luca Museum e adesso entriamo un po' nel museo, se la regia poi ci aiuta vediamo un po' le opere di questo straordinario... Artista Fortunato De Pera, che comunque, come tutti gli artisti futuristi italiani, ha fatto discutere. Non c'è dubbio. Ha fatto discutere. Per la polemica motivi... era, era all'ordine del giorno, eh. uh, la polemica doveva essere innescata, doveva essere alimentata, uh, perché comunque il futurismo che è stato... Forse il primo grande movimento d'avanguardia d'Europa, addirittura, eh, nasce dando spallate all'Accademia, nasce dando spallate ai musei, nasce rivedendo completamente il concetto artistico che doveva colloquiare con la vita quotidiana. Interessante. Eh, beh, sì, però ci furono dei miti che poi hanno portato a delle valutazioni polemiche un po' dure, non so, il mito della guerra, che era certo. il mito tipico. Del movimento futurista italiano. Erano quegli gli anni. Erano quelli gli anni. Cioè, no? una... Non potevi non confrontarti non solo con la guerra, ma anche con ideologie politiche che erano ben definite in quel momento e che non potevano non riguardare gli artisti. Ecco il mito della velocità. Certo. Insomma, c'è stata tanta roba. Eh, che ma la velocità vuoi... faceva parte del mito di un futurismo certo. che guardava la tecnologia, mm. che guardava la modernità, che guardava mm. l'auto che è spinta dal propulsore del motore come sopra una mitraglia, diventava la bellezza assoluta, addirittura superiore a quella di la Nike di Samutracia. Cioè, mm. Quindi era l'idealizzare un qualcosa che stava arrivando e prendere le distanze da un qualcosa che aveva connotato la crescita di noi italiani. Quindi era una rivoluzione. E eh beh certo, come tutti poi grandi. Qui vediamo sì. addirittura, vedo la pubblicità San, della San Pellegrino, questo è un altro sì. straordinario capitolo di questo eh, di quest artista. Ecco è il momento in cui l'arte si misura con la pubblicità, è una cosa incredibile, che lascia un segno profondo. Sai cosa ho notato io? Ho notato che la lanciata San Pellegrino, non voglio fare pubblicità <ride> di nessun tipo, ha conservato una stella sul suo okay. logo. Sì, vero. Quella stella è stata eh, la, per la prima volta probabilmente... Indiata e in... proposta da, da, da dalla casa futurista De Pero. Che nasce nel 1919 e che si trasforma, senza forse che se rendesse conto, nel primo studio, della prima agenzia pubblicitaria della storia, forse del mondo, da certi punti di vista. E San Pellegrino ma anche Campari, Campari addirittura continua adesso a promuovere i, alcuni prodotti, il Bitter Campari per esempio, esatto. lo dico perché ormai è storia, non, non promuoviamo Sergio, è storia e la storia va rispettata e va raccontata. Il, la famosa bottiglia triangolare, quindi il calice eh, diciamo all'incontrario, è stata un'idea di De Pero eh, che ha connotato l'azienda e ha portato l'azienda a essere conosciuta in tutto il mondo. Quindi, De Pero, che nel suo manifesto eh, futurista della pubblicità annuncia in modo perentorio eh, la pittura tradizionale è finita, la pittura forse è finita, e forse sarà la pubblicità il, la dimensione ideale dove confrontare la creatività. Perché aggiungeva, io creo uh, su qualcosa che deve essere funzionale, è molto più complesso che creare in modo libero. È vero il, il suo mondo, il suo mondo che utilizzava molti materiali, il suo mondo che utilizzava tutte le espressioni artistiche. Lui ha fatto una grande esperienza teatrale come scenografo, una grande esperienza nelle arti decorative e industriali, tutte. Quindi era imprevedibile, era irraggiungibile, era impertinente ovviamente. E alla fine è divertente perché, per esempio, nel suo periodo new yorkese dal 28 al 30, fa un manifesto per per Se stesso dicendo attenzione, l'artista deve mangiare, l'artista deve crescere, l'artista ha bisogno di committenze e quindi io promuovo la mia genialità assumendo una grande responsabilità. Ecco, c'aveva anche i mezzi per farlo. Sì. Qui vediamo, stiamo guardando alcune strutture, linee Questa di un è, altro artista sì. che ti ho presentato contestualmente a Depero. Interessante da questo punto di vista, anche questo è ragionamento che stai facendo. Eh, qua ci sono dei materiali. Sì, il, il, il coinvolgere un altro artista trentino, quarantenne, eh, che non vive lontano da dove è nato eh, De Pero, che ha in qualche modo cavalcato Conta, la sembra. grande, sì, Giorgio Conta, la grande tradizione ligna. Trentina, la scuola di Val della scultura lignea è conosciuta in tutto il mondo e lui con grande mestiere ha raccontato il suo tempo, ha raccontato i suoi personaggi e l'ha fatto usando uh, tanti tipi di legno che può trovare nei suoi boschi e con una modalità apparentemente classica ma è modernissima e è, è dolcemente spigolosa. Quindi un strano abbinamento che parla trentino ma che alla fine inneggia la bellezza in modo non convenzionale e questo a noi Sergio piace moltissimo. Molto. Per no, perché su questo c'è sempre stata una specie di equivoco quando certa politica è entrata nella valutazione di un'opera d'arte. Io sono sempre rimasto impressionato da due grandi personaggi, due grandi poeti, uno ucciso da fascisti spagnoli, parlo di García Lorca e l'altro messo in un manicomio parla di Ezra Pound, un altro grande poeta. Ecco, quando la politica si inserisce nel mondo del, dell'arte in assoluto, che è un mondo universale, neutro, accadono delle cose spiacevoli. spiacevoli, perché qualcuno finisce al manicomio, qualcun altro... A essere fucilato negli oliveti della Spagna franchista. E nel, nella miglior situazione eh, artisti dimenticati, artisti emarginati, artisti etichettati, anche magari senza averne la giusta conoscenza. Eh, succede a molti artisti italiani durante il ventennio, questo. Eh, succede un po' anche De Però, dobbiamo dirlo, eh, perché la politica si insinua eh, in quegli elementi di comunicazione artistica che sono efficaci, che sono innovativi, eh, che sono avvincenti per quella massa che doveva in qualche modo assecondare un, pentiero, un pensiero che non comprendeva in tutto. Devo fare un nome però, eh, non solo Mussolini, c'è una grande eh, persona, eh, una grande mente eh, molto legata a Mussolini, lei si chiama Margherita Sarfatti, mm -hmm. che compie un'operazione meravigliosa dal punto di vista di marketing politico, ovvero seleziona degli artisti importanti. Affida a loro delle missioni culturali e poi le brandizza con eh, il eh, seguito ideologico del partito fascista certo. italiano eh, eh, esatto. E gli artisti forse non si rendono conto che stanno eh, qualche a modo... quel tempo, no. in qualche modo diventano strumenti di una dittatura. Sì, praticamente sì. Perché De Perro dice più volte: eh, Io ho accettato eh, di creare copertine, ne fa otto, se non ricordo male, per eh, la rivista del Popolo d'Italia. Ma perché avevo fame, dovevo mangiare, loro erano gli unici che mi permettevano di avere questa possibilità, quindi diventa un sostentarsi e non pensavano che da lì a poco eh, avrebbero potuto essere etichettati come persone del regime. E eh sì, poi sai, eh, eh, la cosa è un po' curiosa perché noi abbiamo un enorme artista, io credo che sia uno dei più grandi del Novecento europeo, Lorenzo Viani. Eh sì. Che fu tra virgolette accusato di essere un fascista, lui in realtà era un anarchico. Se cioè, dovessimo dare una definizione: sì. ma era un, artista, era un artista. Gli artisti non possono essere etichettati politicamente dal mio punto di vista. Mm. Sono persone sensibili, sono persone però che rappresentano il loro qui e ora. Mm. Quindi erano influenzati dal loro momento storico, Beh, ma, è ma non è... Momento. è chiaro. Perché è, è, momento. È, è molto bello andare a rivedere la storia attraverso le opere, perché le opere raccontano molto più di quanto non possiamo credere. e Viani mi viene in un altro nome, Sieroni. Esatto. Sono esatto, persone sì. che hanno veramente. Eh, si sono preclusi senza rendersene conto, una carriera come altri, perché per un certo momento senza sottolineo probabilmente rendersene conto, hanno militato eh, in un contesto culturale appannaggio eh, di un'idea politica che, che in quel momento era imperante. Quindi, dispiace dirlo, ora De Pero sta eh, per fortuna riuscendo a ritrovarsi eh, tra gli artisti senza essere letto in modo eh, non sono, appropriato. Sono passati cento anni. Tanti anni, Sergio. Cento, cento anni, anni sì, quindi il tempo sì. poi aiuta anche a rivedere sì, l'evoluzione della storia, dubbio. perché è una narrazione che noi facciamo. Oggi dubbio. siamo maturi per capire la grandezza. Neus, ha pagato un, pezzo, un prezzo molto alto. Eh, questa sua, chiamiamola, potenziale ingenuità non c'è scritto, ho letto veramente tutte le sue note biografiche, da nessuna parte scrive nulla a favore o a sfavore degli uni mm -hmm. o degli altri, ma alla fine eh, noi italiani soprattutto adoriamo etichettare. Abbiamo bisogno, ci rassicura, di mettere un timbro sopra la pelle e sopra l'anima delle persone, soprattutto quelle più in vista, più creative. E a qualcuno, qualcuno gli abbiamo È fatto, fatto male. davvero male. Davvero male. Bene. No. Maurizio, noi dobbiamo purtroppo chiudere la nostra conversazione. Io ti inviterò di nuovo in autunno, mi racconterai quello che sono i progetti prossimi dell'autunno-inverno del 2019-2020. Ti ringrazio moltissimo. Sono sempre molto contento ti di ringrazio. venire a chiacchierare con te, mm. eh, seguo la trasmissione naturalmente e è bello perché stiamo crescendo insieme. In fondo ricordo che eh, mi hai invitato a parlare qua eh, appena arrivato a Luca, quindi sono già passati dieci anni eh, sì. e, e è bello tornare a parlare, tornare a parlare eh, di novità senza mai però dimenticare eh, ciò che siamo stati, qual è la nostra storia e la nostra identità. Mai, mai perdere identità. Sergio. Bene, ti ringrazio e ringraziamo Maurizio Vanni direttore del Luca Museum che ci lascia questa bellissima testimonianza sulla bellezza, l'attualità, le difficoltà di un grande artista come De Pero e noi ci rivediamo la prossima settimana. Arrivederci a tutti.